insieme a quel che dicevamo all'inizio, no? Di come era un tempo la cucina. Allora sarebbe interessante, visto che poi in qualche maniera la cucina degli avanzi è anche organizzazione e programmazione, provare a delineare, a raccontarci un attimo qual era una volta la settimana tipica in cucina e anche in quale contesto sociale, culturale, storico questa settimana si è data e si è creata. Quindi se volete un po' approfondire anche questo. Sì, beh, io posso raccontare. Ho visto usare la gente che si è resa via, ma insomma spero che non vi stufemmo più di tanto. Mi posso raccontare? Adesso uno va dal dietologo e gli dice: ora abbiamo te mai una volta a settimana carne rossa, una volta a settimana uovi, due volte a settimana il pesce, tutti i giorni frutta e verdura, mi raccomando pasta asciutta 70 grammi, pan 50 grammi, fetta biscottata, insomma tutte queste puttanate fa. Una volta era tutto scontato, perché ci pensava la Chiesa. C'era già il Venere, te mai di magro, non te mai di carne, te mai in pesce, state voi, uvi, ma carne no. La domenica è il giorno dedicato al Signore, e quindi è un giorno di festa. E quindi solo la domenica te mai in cicciano, te mai in carne. E a minestra però, di triadei, figadini, magari maridà con un poco di riso, anche in brodo. Carne lessa, che non te mai in domenica però, perché domenica te mai puoi estrarre in forno con i lievito in teccia o questa roba qua. La carne lessa della domenica, fredda, te hai iniziata, te la mai al martedì, no al lunedì. Al lunedì te mai in pasta asciutta. Al martedì o polpette, o tagliato fino a qualsiasi ora e tutti i fasui, al mercoledì ancora pasta asciutta, al zobbi al minestrone di verdure, sempre, al venere gnocchi, al sabato bigoli, magari con la sardegna in quaresima, oppure con l'arna rosario, come diceva il professore, eccetera, no? E la domenica appunto minestrina in brodo, maridà o non maridà, con i fegadini e poi estraeo o la carne comunque con la poentina, con i contorni e anche solo la domenica una fetea del panetton o bussoea. Guardate se non è già rasato duro di ora, perché la sera cos'è che si mangiava tu? Uvi? Una fetea di sardo, brustoea, sue bronze con una fetea di poenta, le donne caffeate, gli uomini minestra, sempre. Mi ricordo come se fosse adesso, la prima volta che avevo 13-14 anni. Sono andato con mio papà una sera a trovare uno perché gli aveva da parlare e già la devo mangiare la pasta asciutta. Mi sono venuto a vomitare. Pasta asciutta la sera. Mai visto mi pasta asciutta la sera fino a 14 anni. Sempre visto donne intusite caffeate e uomini in minestra. Mai visto me? No. Ecco. Per cui un regime alimentare che, scusatemi, sapete, ma altro quello che dicono i nutrizionisti e i dietologi oggi, era tutto scandito perfettamente. Perché alle 4 del pomeriggio io non ho mai mangiato un merendino, sempre mangiato i fighi d'estate, i cacchi, le siarese, i pumi, i peri, sempre mangiato quello che mi dava gli alberi da frutto che avevamo tutti in orto, tutti in mezzo ai fiare di Visei, c'era il pomaro, il peraro, vicino all'uamaro sempre figaro, la siarasara, l'albero delle susine, delle brombe, insomma, ecco, no, e così via, le marinei da mettere via, Per cui il problema è che adesso siamo tanti di più, ci hanno detto che è bello stare in appartamento con quello di sopra o di sotto che qua spassa ora di fare,
ti fermasse il rumore e la televisione massa alta, come mai fai andare la lavatrice a questa ora qua? No. Allora stiamo tutti meglio, mangiamo meglio, perché sei tutto pronto, tutto confezionato, la sai alta già la va nei sacchettini, la costa come il caviare, ma la sei lavata, no? Dopo non si sa se qua verichina o senza, ma quasi sempre qua verichina, perché va bene, è un disinfettante, fa bene, ti tiene netto. La serata le fatiche da farla, dopo si consuma tanta acqua. No, fare il brodo di carne o di gallina, così per l'amor di Dio. Fare verze, Maria Vergine, dopo mi tocca lavare le tende. Non parliamo di baccalà, di scopitoni o di robe così, tabù assoluto, no. E i ristoranti di contralto cosa fanno? Mica fanno neanche loro più queste robe qua. No, fanno però il risotto con la liquirizia, e i pistilli di zafferano che costano l'ira di Dio, per cui il risotto 20 grammi costa 25 euro. Allora io stasera ho fatto poca roba per 10 e 20 persone, però ho speso 15 euro di tutto usando gli avanzi. Posso parlare della roba di stasera? Sì, certo. Allora ho fatto così una minestra, perché mi sono veneto e la sera ho sempre la mia minestra, per stasera mi faceva, ho fatto una minestra con le foglie della tuga qui esterne, con le coste di sedano qui esterne piene di fili, e con la parte finale, il culo di sparasi, perché adesso se stai io, no. E questa è la prima roba che ho fatto. E la sbrancaglia ortiche? Sì, per dargli colore. Ortiche? Ortiche per dargli colore. La è verdina, non che sei bisi dentro, roba, che sei un po' un pugnetto di ortiche per dargli una certa colore. Dopo ho fatto una frottaia rognosa. Cosa è la frottaia rognosa? Beh, anche mia mamma mi faceva il bagno nel mesteo, e diceva, guarda quanta rogna che te che Io ero sempre pieno di rogna. Scusa, ti interrompo un attimo. Osservate la faccia di Marco, cioè per lui è storia, cioè è come se lui stesse ascoltando qualcosa che lui ovviamente non ha mai vissuto, un linguaggio a lui sconosciuto, ma soprattutto un mondo, lui dice, oh, a vedere lo stai inventando, però poi vede che c'è un senso dall'altra parte, ecco, vuol dire, a vedere. Sì. Allora, rognosa. Allora, è una frittata che, della quale la ricetta è stata scritta 500 anni or sono. È una ricetta rinascimentale che sfruttava già gli avanzi, nel senso che si chiama rognosa perché dentro ci sono dei pezzetti di salume, di formaggio, di verdure, eccetera. Cioè c'è una serie di cose che la trasforma da una frittata in una cosa, in un mosaico composito, ecco, un po' rugosetta, eccetera. Ecco, io stasera l'ho fatta con qualche ritaglio di salume, di formaggio, eccetera, ma soprattutto con tante verdure, e l'ho fatta con gli albumi, chiaramente solo gli albumi, cioè non uvi interi, gli albumi di ciara di uvo, e dopo che se la pinza di pane o puttana o matafame, chiamiamole come che vogliamo, torta moia che ci manca a Valdagno, eccetera. Ecco.
Dov'è? Lì, chiese dentro i pumi, i peri, chiese dentro sette gay d'uvetta, ma se no un'altra frutta secca, ecco, mi raccomando, se pudì, ma è sempre qualche seme oleoso durante il giorno, una cannanosa, un seme di lino, una mandorla, perché fa tanto bene, fisicamente fa tanto bene. Quindi anche a me qua dentro che ho messo un po' più di mandorle trita, ecco, no, e si è fatta quel bambeccio, chiaramente, ecco. E quindi queste tre robe da segnare per 10 20 persone. Ecco. A buffet. A buffet. Separato però. Allora, siccome che sa, cioè, non sei il caso di fare una carica davanti perché per tutti non viene. No, se poi poche a volta finché chi ne è, ecco, chi che va mangia fa un sacrificio. Però quello che mi volevo dire per così è che far da me, cioè il cibo, è il buon e il tristo, come in tutte le robe. Allora, mi posso mettermi su i vestiti più firmati di questo mondo, ma se sono brutto, resto brutto. E cibo è la stessa roba. Non esiste cucina, secondo me, non esiste cucina degli avanzi e cucina di alta classe. Esiste la cucina, che può essere buona o cattiva. Perché quasi sempre, se voi ci pensate, anche in una cosa di straordinaria qualità c'è dentro un piccolo avanzo. Quasi sempre. Perché non stai a venirmi a dire che se capita sul targhe brodo lo fai al momento. L'hai fatto prima. O usi il dado e l'acqua. E quello è un avanzo. Quasi sempre, se c'è pan gratà, non c'è pan freddo, mollica di pane, ma c'è pan raffermo. Allora, il problema degli avanzi, secondo me, non esiste. Esiste un problema di testa. Io, sapete qual è la difficoltà che trovo con i ragazzi a scuola? Che butta via tutto e di più. Cioè, gli dico prosemolo, e dico bisogna tritare un po' il prosemolo, bisogna tritare le foglie però, non i gambi perché sono duri. E ora, gli stacca le fogliette insieme, quelle piccole, e il resto butta via tutto. E ora, basta insegnargli, dire guarda che i gambi e il prosemolo, poi tenerli perché poi andare dentro nel brodo, poi frullarli con una schianta del brodo e far diventare più verde una zuppa di verdure, o metterli dentro nella frittata da erbe adesso che c'è primavera, che è pieni di clorofilla, no? Oppure puoi farli bollire un attimo, frullarli, fare tipo purea, passarla e metterla nei cubetti del giasso, come che diceva Giorgio prima col brodo ristretto da carne, per giuntarli a una qualsiasi cosa, una torta salata, a un ragù vegetale col quale condire la pasta, eccetera. Poi, se me lo permettete, credo sia l'ultima roba che vi dico. No, qua, siccome si chiama antipasto, cioè prima del pasto, poi si chiama primo piatto, poi secondo piatto, poi dolce o dessert. Allora, noi abbiamo questo iter nel nostro DNA di italiani. Oggi è un po' scomparso, perché uno che va al ristorante magari mangia un solo piatto o prende un antipasto e un secondo o un primo e un dolce, cioè non c'è più, tranne nei matrimoni o nelle ricorrenze, non c'è più l'iter antipasto primo secondo contorno dolce. E anche in casa, se si mangia il primo a mezzogiorno, si mangia il secondo di sera o viceversa. Però
però ecco, quando fate un primo piatto, vedete di farlo sempre magari a base, sì, pasta, riso, quello che è, gnocchi, quello che è, ma a base vegetale. Non metteteci dentro carne o salumi o formaggi o uova, eccetera. Vedete di fare sempre una cosa vegetale, è più buona, usate meno sale, perché usando le erbe aromatiche che diceva prima il professore, diminuite la quantità di sale, fa meglio, mettete in corpo della fibra che ci serve sempre. Se fate un antipasto, non fate quattro belle fette di soppressa tagliate a corteo, belle grosse perché le esempi buone, tre fette di polenta brutto e un poco di formaggio fuso sopra perché è tanto buono. Perché se è vero che è tanto buono, ma se è assolutamente vero, mica mi non ho mangiato neate, se vede, però fa male, alla lunga fa male. Allora, se meglio fare un antipasto, cioè partire sempre, dico, con l'antipasto è il primo, se è possibile, se vi è possibile, lo dico, sapete, per i vostri figli, i vostri bambini soprattutto, partire con un antipasto e un primo che siano a base carboidrati vegetali, e poi andare sulle proteine eccetera dopo, però oppure distinguere, mangiare prima, cioè mangiare a mezzogiorno una cosa e l'altra in un altro momento. Questo è importante anche con gli avanzi. Allora, se io vado a vedere stasera, delle proteine ci sono in questa frittata, chiamiamola frittata, poi vedrete, è morbidissima, sembra quasi una torta salata perché è sì legata con l'albume, ma non in maniera spropositata, quindi resta bella morbida. Ecco, anche lì, Tose, quando che avete da fare una fortaia? Se vi avete sbattuto gli uvi con latte e formaggio, dopo che mettete dentro i sciocchi, le siole e quello che sei, vi venirà sempre una frittata un po' gommosa, cioè bassa e gommosa. Basterebbe metterci dentro un po' di pane vecchio messo a bagno nell'acqua e poi col frullin, con una roba frullà, fatto cremetta, sbattergli insieme con gli uvi, oppure messo a bagno nel latte, insomma, sbattergli insieme con gli uvi. Cosa gli fa il pane? Il pane è un ammorbidente, no? Quando caffè è un ripieno di un poastro, di una roba, non che metti dentro un poco di pane o un poco di ricotta o un poco di besciamella, no, per tenerlo morbido. Ecco, il pane è un ammorbidente. Il pane vecchio messo a bagno è un ammorbidente straordinario. Moltissimi piatti italiani sono a base di pane raffermo. Moltissimi. Quindi anche quando fate una frittata, ricordatevi sempre, dico sempre, di metterci dentro un pugnetto di pane ammollato nel latte, nel brodo, nel latte, nel vino, in quello che volete, e poi strizzato. Lo mettete dentro, lo sbattete insieme e questo vi mantiene la frittata morbida sempre. E anche un po' più alta. Una volta, vi ricordate, tante riviste dicevano zonteghe, ciare di ovo, montagne in neve. No, un sacco di cose, tutte fregnate perché poi le chiare d'uovo montate a neve, perché montano? Perché incorporano aria, ma nel momento in cui io vado a cuocere poi quella cosa lì, il calore fa evaporare l'aria, fa l'acqua, si chiudono e diventa la solita fortaia. Ok, per cui stiamo attenti a queste robe qua, ripeto, lo ripeto. Secondo me non esiste una cucina degli avanzi, esiste una cucina del buon senso e una cucina dello spreco. Noi stasera siamo venuti qua per farvi capire un concetto fondamentale, che il cibo può essere buono o cattivo, non esiste cibo di primissima qualità e cibo di pessima qualità. Il cibo di pessima qualità è quello che ci vogliono far mangiare grazie alla pubblicità e ai prodotti che ci sbattono addosso tutti i giorni.
È molto meglio, credetemi, è molto meglio tornare un passo indietro e usare un po' di buon senso su quando si fa da mangiare. Perché guardate, guardate, che non sono gli scarti che fanno male, ma è il cibo che ci viene venduto come il migliore del mondo che ci fa male. Guardate che le multinazionali non guardano la qualità del cibo, ma guardano la quantità dei soldi. E quindi fateci un pensierino. Quando io vi dico fate mangiare ai vostri bambini pane e frutta, non ve lo dico perché mi paga qualcuno per dire di mangiare pane, ma ve lo dico perché lo penso veramente. E come me, credo che la pensino tutte le persone di buon senso, compresi i medici. Ecco. Quindi, benvenuto e grazie all'assessore al comune che fa l'orto comune. Benvenute alle iniziative dove dicono, guarda, c'è quel pezzo di bosco là che è un rusaro. Se qualcuno vuole nettarlo e anche portarsi a casa un po' di legna, basta che sia netto. Che il praiase 3 anni che non lo taglia nessuno, se lo taglieve fa un poco di fame, basta che mi mette fuori. Queste cose devono tornare. Una volta tu si nasceva nel bosco con rampin a tirare su i ramiti secchi per portarsi a casa degli alberi e sotto c'era come un giardino. Ho paura che bisogna tornare a stare in dritto. Adesso non so se il professore e il dottore ingegnere qua e poi finire. Mi bisogna cavare a tirare fuori che i 10-15 possiamo parola. In modo che potesse aiutare qualcosa. Allora, mentre la vediamo, divide i pani, si è potuto fare un miracolo ovviamente, proprio 2 riflessioni finali. Dunque, la prima è così un po' scherzosa, lui vi ha chiamato per tutta la sera, ha detto stai attenti Tusi. Allora, io sono venuto 1 mese fa a questa conferenza sull'acqua, problema politico, 200 persone, 90% maschi, 10% femmine, perché probabilmente i maschi si occupano di politica. Stasera, cucina degli avanzi, i Tusi, se è il 5%, l'altro 95% se è Amedeo, quindi, vabbè, questo è un po' scherzoso. Secondo, lui ha esordito dicendo che in effetti noi mangiamo in questo modo perché la Chiesa Cattolica ha deciso di impostare la nostra settimana, i mesi e l'anno, proprio in questo modo. Il calendario liturgico, praticamente il 4° secolo dopo Cristo, e la Chiesa ha detto, ecco, si parte dagli ogni santi e si finisce con la scienza. E in mezzo, praticamente più di 120 giorni all'anno, col calendario liturgico, non si mangia carne e derivati dagli animali, quindi niente uova, niente latte, tanto che c'è una vecchia ricetta, dallo stesso libro da cui abbiamo ricavato la rognosa. C'è una ricetta che dice come contraffare, allora come si fa a fare mangiare uvi in quaresima, visto come si può mangiare in quaresima e mangiare uvi in avvento, come so, e c'è una bellissima, ormai poi ve la leggo alla fine se avete voglia perché è straordinaria. Si prendono le mandorle e il riso, si fanno cucinare nel latte, ma quale latte? Latte di mandorla, potete fare un po' di latte di mandorla, prendete 2 etti di mandorle bianche, frullatore, 1 litro di latte, frullate 5 minuti, lasciate riposare, filtrate, avrete un latte di mandorle buonissimo, lo mettete in frigorifero d'estate, è straordinario, non contiene lattosio, non è, è quindi proprio freschissimo peraltro. Allora se si cucina il riso con il latte di mandorle, si cucinano le mandorle con un po' di acqua, poi si macinano le tutte e 2 e si impasta le mandorle e si impasta ovviamente il riso. Nel riso si mette un po' di zafferano, si fanno delle palline gialle, li si avvolge intorno dalle mandorle bianche e tu hai, lo si avvolge di zucchero per le 500, ovviamente
tutti i prodotti liberi da zucchero ed ecco l'uovo contraffatto da poter mangiare in Quaresima. Addirittura queste strategie, chiusa parentesi. È vero, questo per dire che siamo un po' figli però di ricettari, perché i ricettari ci raccontano la storia dell'Italia, dal primo ricettario romano di Apicio e via via attraverso i grandi fino proprio agli ultimi. E sono centinaia di persone che hanno raccontato, attenzione, hanno raccontato la cucina borghese, la cucina nobile, la cucina aristocratica. Ma se voi leggete il famoso Bartolomeo Scappi, che qualcuno conosce qua in questa sala perché ha sentito parlare di lui, abbiamo preparato una ricetta una settimana fa, lui dice che le cose migliori lui le ha imparate seguendo i cacciatori, i pescatori, e si mangia meglio, dice, un brodetto a Venezia piuttosto che i brodi che faccio io a Ferrara, io che sono il cuoco degli estensi, perché loro usano prodotti freschi. Quindi, ecco, la Chiesa in qualche modo ha dato questa indicazione, ha predicato bene e ha razzolato male, perché nei monasteri dove non si mangiava carne normalmente, però si mangiava e tanto, i monasteri non hanno mai sofferto la fame. I monasteri sono coloro che ci hanno traghettato fuori dalla grande crisi barbarica, sono loro i primi a cominciare a preparare, avete visto il nome della rosa? Quindi la Chiesa, la grande sala delle riunioni e le cucine e le cantine piene di ogni ben di Dio, però loro ci hanno insegnato la birra, il formaggio, cioè loro hanno cominciato a costruirla, a ricostruire quella cucina, la cucina romana, perché noi siamo figli, è vero, della Chiesa Cattolica, non dimentichiamoci che siamo figli dei greci, degli ebrei, degli arabi e loro. Però i greci ci avrebbero insegnato la frugalità, la moderazione, cioè Roma era un villaggio agricolo, da lì siamo nati. Poi i barbari hanno un po', i monasteri hanno recuperato e via via la storia poi arriva ai nostri giorni. Però noi siamo figli soprattutto della Grecia. E Marco ha iniziato con questa fase di Ippocrate. Ippocrate è il padre della medicina. La medicina nasce con lui, è il primo ad aver capito una cosa. Ha usato una parola che è una parola filosofica, è eidos, o idea se volete, no? Che sarebbe proprio la natura delle cose, l'essenza delle cose. Bene, il medico dovrebbe sempre scoprire l'essenza, l'eidos, cioè la natura della malattia, perché allora ha trovato qual è la causa prima della malattia. A dire queste cose, quel signor Ippocrate, adesso i medici, non so se ancora lo fanno, ma giurano ancora questo giuramento ippocratico. E se ve lo cercate su una trentina di righe, è straordinario da questo punto di vista, anche proprio legato al cibo, perché dice che il cibo sia la tua medicina, Ippocrate lo sapeva benissimo. Sul discorso della, anche Platone, tutti quanti parlano, io cito però sempre come l'esempio classico, per parlare di cucina, di moderazione, Epicuro. Ora, se voi dite a un amico sei un epicureo, proprio lo offendete, per dire uno che mangia, che cerca la gioia, la felicità, edonisti, edonè in greco, no? Cercare il piacere. Epicuro è stato tutto tranne questo. Come mai ha avuto questa nomea? Il moralista Catone, romano, diffidate dei moralisti, sapete bene, e la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica aveva letto che nella sua scuola c'erano le donne, cioè potevano partecipare anche le donne. Ora, una donna che va a scuola è una prostituta, e quindi con questo ha messo insieme Epicuro, è stato proprio bollato come l'uomo dei piaceri dissoluti. Vi leggo, dopo andiamo ai veri piaceri, proprio due frasi. Consideriamo inoltre una gran cosa l'indipendenza dei bisogni, non perché sempre ci si debba accontentare del poco, ma per godere anche di questo poco, se ci si capita di non avere molto, convinti come siamo che l'abbondanza si gode con più dolcezza se meno da essa dipendiamo. In fondo, ciò che veramente serve non è difficile trovarsi, difficile è l'inutile. I sapori semplici danno lo stesso piacere dei più raffinati, l'acqua e un pezzo di pane fanno il piacere più pieno a chi ne manca. E questo è Epicuro, e questa è la lezione di filosofia che vi trasmetto.
Ci sentiamo, grazie. Ecco, prima di passare alla degustazione, che tanto ce n'è per 15-20, per cui insomma no, non illudetevi, no, visto che stiamo facendo un percorso che è all'interno di un ragionamento sui beni comuni, e beni comuni è anche